Ciao ragazzi, ben ritrovati qua sul mio canale, nuovo video, scusate il ritardo nel portare questo contenuto, ma ci sono stati un paio di problemi. Infatti oggi cosa andremo a fare? Andremo a dare tutti i voti ai calciatori della Juventus. Come potete vedere qua, dalla tier list ho sostanzialmente dato una serie di categorie, ecco, non valutabile, 4, 4,5, eccetera, eccetera, fino a salire al 9, non ho dato ovviamente 10 perché è difficile trovare giocatori che hanno reso da 10. Detto ciò, like, iscrizione e campanella. Scusate il ritardo. Valutiamo tutti i calciatori della Juventus. Ah, per dirvi, ho escluso i vari Sekulov che non hanno neanche fatto una presenza in prima squadra. Ndongen ne ha fatte due contate, tre contate. Non l'ho contato, ma sarebbe da mettere non valutabile. E non ho neanche valutato l'allenatore che poi subentrata ad Allegri, Paolo Montero, nelle ultime due giornate. Ma contateli come non valutabili. Detto ciò, partiamo proprio da Massimiliano Allegri. Ah, ovviamente, premessa molto importante, questa tier list non riguarda solo il campionato, ma riguarda anche la Coppa Italia, quindi valutiamo Coppa Italia e campionato, così che i voti siano coerenti alla stagione, diciamo, e non valutiamo solo una competizione. Scusate. Allegri. Beh, allora, su Allegri c'è da fare un discorso importante, nel senso che ha avuto varie cose da gestire, nel senso l'assenza di Pogba non è colpa di Allegri, l'assenza di Fagioli non è colpa di Allegri, però se devo valutare il campo, se devo valutare i risultati, se devo valutare il gioco, se devo valutare la valorizzazione dei calciatori, poco, poco, poco. Io ad Allegri do la sufficienza, lo mettiamo qua, do la sufficienza ad Allegri 6 minimo, ma solo perché ha vinto la Coppa Italia. Solo perché ha vinto la Coppa Italia, perché il percorso di campionato non è stato da sufficienza, e non sufficiente solo perché ha vinto la Coppa Italia. Sì, qualche calciatore valorizzato, però ci sono stati anche allo stesso tempo diversi calciatori svalorizzati, non messi nel proprio ruolo, quindi anche a livello di gioco poco, poco. Quindi 6 ad Allegri. Alexandro, ma allora se ne andrà via a fine stagione, meno male. Cioè, io gli voglio bene umanamente, ma basta Alexandro, direi anche basta. La stagione di Alexandro non è stata malvagia, perché ha giocato poco, perché in quelle partite in cui ha giocato, tranne una partita di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, non ha fatto disastri. Io gli do, direi, un 5. Però non gli voglio dar meno, non gli voglio dar meno perché non ha appunto giocato molto, non è stato schierato tanto in campo, non ha fatto disastri e ha fatto una partita e ha disputato, per meglio dire, una partita negativa contro la Lazio in Coppa Italia, però pensavo peggio, vi dirò, pensavo peggio. Poi, dopo Alexandro, abbiamo da valutare Gleison Bremer, muro ragazzi, muro. Stagione più che positiva, sicuramente ci sono state delle ottime gare, poi ovvio è umano e anche lui sbaglia perché qualche gara l'ha sbagliata, ma è più che normale anche per le sconfitte della Juventus. Per esempio mi ricordo una partita contro il Bologna in sofferenza sia all'andata sia al ritorno. Detto questo, Bremer stagione ottima, non lo metto nei 6, state tranquilli, ma lo metto bensì negli 8 e mezzo. Non gli metto 9, è mancato quel qualcosina di più, è mancato veramente quel qualcosina di più, ma è una stagione che difficilmente sarà replicabile. Andrea Cambiaso anche lui molto positivo, mi è piaciuto veramente tanto, ha disputato una stagione al di sopra delle mie aspettative, non pensavo fosse così bravo. Non pensavo fosse così bravo. Cambiaso anche lui, molto duttile, può fare almeno 6 ruoli alla sinistra, esterno sinistro, esterno destro, centrocampista, regista, mezzala. Mamma mia, giocatore veramente molto, molto utile. Non lo metto nei 6, ma bensì lo metto negli 8. Ha avuto un piccolo calo nel finale che giustifica quel mezzo voto in meno rispetto a Brema. Szczęsny, altro stra positivo. Stagione veramente, veramente buona. Trovo davvero pochi punti deboli. Poi l'anno prossimo, forse, anzi, in quest'estate, forse andrà via perché la Juventus lo vuole scaricare da un punto di vista economico, ovviamente, non da un punto di vista sportivo. Ha sbagliato soltanto la partita contro il Sassuolo per una papera a settembre, però per il resto, paratore. Una stagione molto, molto positiva. Non è sicuramente è da 6, bensì lo metto nei 9, è il primo 9, è il primo 9. Poi abbiamo Federico Chiesa, ecco, Chiesa così così, nel senso stagione altalenante, alternato, gare positive e gare negative. Era partito bene all'inizio, poi si è un po' spento per poi nel finale di emergere di nuovo.
C'è anche da dire che non è stato mai messo nel miglior contesto tattico, questo è vero, però anche lui secondo me poteva fare qualcosa in più, ma il suo valore comunque non si discute, un calciatore forte, gli do la sufficienza. Abbiamo Danilo, Danilo anche lui, stagione così così, stagione così così, io alla fine gli voglio dare gli voglio dare un 6 e mezzo perché nonostante gli infortuni ha comunque retto. Comunque detto, poi non può fare 38 partite su 38 da titolare perché sennò ne risente anche fisicamente. È un giocatore che se fino a un anno fa era imprescindibile, ora non lo è più. Ora non lo è più, però comunque puntiamo su Danilo perché in alcune partite si è rivelato fondamentale. Per esempio, la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta ha vinto. Vabbè, De Sciglio direi che non è valutabile. Fagioli, stesso discorso. Pinsoglio, idem. Poi abbiamo Federico Gatti. Federico Gatti ha dei limiti, sono i tecnici. Però in compenso ha realizzato dei gol importanti. Poi anche lui ha sbagliato la partita contro il Sassuolo all'andata. Anche contro l'Inter ha faticato al ritorno. E un paio di partite le ha sbagliate. Sicuramente non è un giocatore da Juve, non può essere un titolare. Però è apprezzato molto il suo impegno perché lui si impegna tanto, anche più di tanti altri calciatori. E la sua voglia pazza. Gli do un 6,5 perché davvero ci sono partite in cui Gatti ci ha salvato. Deve migliorare paradossalmente a difendere meglio e a fare meno gol, però difensivamente, come dicevo, migliorare. Hauser non valutabile, ha giocato alla Roma poi in prestito da gennaio a giugno, ha fatto una presenza con la Juventus in prima squadra, ma non possiamo dare un giudizio definitivo. Ealing Junior non mi fa impazzire, io l'ho sempre detto, almeno l'ho detto spesso, magari in dei video, in dei post partita. Mailing non mi fa impazzire, parlando personalmente. Io, anche vedendolo dallo stadio più volte, noto come sia un calciatore bravo nell'uno contro uno, ma che l'ultima scelta la sbaglia sempre. Nel tiro mi sembra molto acerbo. Mi sembra molto acerbo. Non mi fa impazzire. Una stagione un po' deludente. Mi aspettavo di più. Poco spazio, questo è vero. Però nel finale di stagione qualche cosa l'ho avuta, non mi ha mai fatto impazzire. 5 e mezzo, 5 e mezzo Ealing. Moise Kean è un discorso molto particolare, un discorso molto particolare perché fino a gennaio secondo me si era comportato bene. Si era comportato bene perché le sue prestazioni erano buone. Anzi, paradossalmente era uno dei migliori Kean là davanti, era uno dei migliori attaccanti per prestazione. C'era un punto, ragazzi, della stagione in cui Kean giocava meglio di Vlahovic e Chiesa. Cioè, poi purtroppo la Juventus lo ha messo sul mercato perché Vlahovic stava iniziando a performare, perché Kean voleva giocare un po' di più, però poi il trasferimento all'Atletico è saltato a gennaio e poi quando salta un trasferimento all'Atletico Madrid mentalmente è chiaro che era un calciatore da recuperare, non è stato recuperato, poi vabbè tra acciacchi fisici e quant'altro nel giro di ritorno quanto avrà giocato? 3-4 partite? Manco dal primo minuto? Io voglio dare 5 e mezzo, però vi posso dire una cosa: di Ken ci sono state annate peggiori. Ci sono state annate peggiori. Senz'altro è l'annata peggiore di Filip Kostic. Filip Kostic, voto 4 e mezzo, stagione negativa. Stagione negativa per il serbo, non mi è mai piaciuto. Fisicamente è vero, è stato impiegato tanto, soprattutto nella prima parte di stagione. Però non mi ricordo una prestazione davvero positiva del serbo. Non mi ricordo davvero una prestazione positiva del serbo, anzi. Sono state molte prestazioni negative, poi la convivenza con Chiesa non l'ha aiutato perché entrambi i calciatori ricoprono più o meno la zona stessa di campo, la stessa zona di campo, scusatemi. Però è stata una stagione negativa ai Kostic, verrà dato molto probabilmente via. Locatelli, anche lui, negativo. Negativo, non gli voglio dare 4,5 perché comunque Locatelli ha fatto qualcosa in più di Kostic, però Locatelli mi ha deluso. Locatelli è un giocatore dal quale mi aspettavo francamente di più. Mi aspettavo francamente di più. Secondo me l'anno prossimo sarà sarà l'anno un po' della svolta di Locatelli. Non lo so, però il prossimo anno sarà un anno nel quale secondo me non può più permettersi di sbagliare perché con Allegri non ha performato, poi sicuramente non è stato messo a suo agio, non è stato messo nel suo ruolo perché Locatelli veniva quasi usato come difensore centrale, veniva usato come regista, ma era un regista veramente basso con Allegri, però c'è anche da dire che non è stato utilizzato nel suo ruolo, ok, però ha sbagliato tanto, ragazzi. Locatelli, mi ricordo tante di quelle aperture sbagliate.
Non mi è piaciuto per niente, sinceramente. Poteva fare meglio? Assolutamente sì. Colpa sia di Allegri a non valorizzarlo, e colpa sia sua a non rendere in campo. È colpa di tutti e due, ragazzi. Quando un calciatore non rende, è colpa dell'allenatore e del calciatore. Poi ci sono casi differenti. Ci sono casi differenti, questo sì, però non è stata una bella stagione. Con Thiago Motta mi aspetto Locatelli. Un Locatelli da 7, quantomeno. McKennie, oh. Bravo West, bravo, bravo West, stagione molto positiva di McKennie. Stagione molto positiva, specie nella prima parte di stagione. Nella seconda parte è un po' calato per qualche problemino fisico, perché è stato spompato McKennie fisicamente, è arrivato in un punto in cui non ce la faceva più, è stato utilizzato tantissimo, sempre titolare. È stato utilizzato come esterno di destra e, tra l'altro, fase difensiva reggeva benissimo. McKennie può anche fare il terzino a difesa 4, perché è un giocatore molto duttile, è stato utilizzato come centrocampista, un giocatore che sa ricoprire più ruoli. Poi probabilmente sarà venduto, perché è un giocatore da cui puoi monetizzare. Però la stagione di McKennie è stata molto molto positiva. Non lo vado a mettere nei 6, state tranquille, ma lo vado a mettere negli 8. Stesso voto di Andrea Cambiaso, stesso voto di Andrea Cambiaso. Milik, anche qua Milik c'è da fare un discorso. Non è stata la miglior stagione per Milik. Non è stata la miglior stagione per Milik. È chiaro, io non gli posso dare un voto alto, perché quel rosso lì, quel cartellino rosso contro l'Empoli per quel fallo evitabile che ha costato tanto per la corsa scudetto, cioè non tanto, però ha costato sicuramente qualcosa. Ha costato qualcosa. Quel rosso lì è chiaro che destabilizza un po' tutto. Destabilizza un po' tutto. Poi, chiaro, i suoi gol li ha fatti, 3-4 gol li ha fatti, ma non sono sufficienti per farlo arrivare alla sufficienza, al 6 pieno. Scusate il gioco di parole. Quindi 5 e mezzo. Il suo gol più importante è stato contro la Lazio nella semifinale di ritorno in Coppa Italia. Miretti, voglio dare 5 e mezzo. Su Miretti, secondo me, c'è da fare anche qua un discorso, nel senso. Io lo manderei in prestito, su me al Genoa sarebbe ottimo. Al Genoa sarebbe ottimo, perché troverebbe anche più spazio. Su me Miretti è stato anche utilizzato più del dovuto, è stato utilizzato più del dovuto e più di quanto meritava. Non mi ha fatto impazzire a me Miretti come calciatore, vi dico la verità, non mi lascia nulla di speciale, non mi lascia nulla di speciale. Lo darei in prestito per farlo un po' maturare nella prima parte di stagione. Così così nella seconda parte pure, è un po' emerso nel finale di stagione, però non è quel calciatore lì che mi ha fatto impazzire, non è quel calciatore lì che ti cambia il centrocampo. Secondo me il suo ruolo è il regista, lo dico da un po', il suo ruolo è il regista e non il trequartista, perché secondo me quando fa il trequartista nelle ultime scelte si perde veramente tanto, perché magari Miretti azzecca il primo dribbling, azzecca il secondo, ma il terzo lo sbaglia. Oppure quando arriva alla conclusione la sbaglia. Per me Miretti è un giocatore che deve giocare dietro. Per me è un giocatore che deve giocare dietro, e magari andrò controcorrente, però io lo vedo in quella posizione. Nicolussi Caviglia mi è piaciuto. Nicolussi Caviglia mi è piaciuto, gli do 6 e mezzo. Nicolussi Caviglia gli do 6 e mezzo, perché rispetto a Miretti mi piace di più. Può fare il regista, ma può fare anche la mezzala. Secondo me sa fare entrambi bene i ruoli. È stato utilizzato poco, questo è vero, però quando è stato utilizzato mi è piaciuto più di altri centrocampisti, anche più di Locatelli, Miretti, eccetera, eccetera. È stato utilizzato nella finale Coppa Italia contro l'Atalanta e non ha sfigurato per niente. Non ha sfigurato per niente. Poteva essere utilizzato di più e lo meritava. Però non mi è piaciuta tanto la sua gestione. Non mi è piaciuta tanto la sua gestione da parte di Allegri. Però questo è anche il calcio. Perin ha giocato poco. Però quelle poche volte che ha giocato, Perin ci ha messo sempre una pezza. Ci ha sempre messo una pezza, non 6, ma 6 e mezzo. Perché è vero, ha giocato poco. Ha giocato solo in Coppa Italia e qualche presenza in campionato, però ha realizzato 3-4 parate interessanti. Per esempio, mi ricordo la partita di ritorno contro di andata, volevo dire, scusatemi, contro il Bologna in campionato, 3-4 parate le ha compiute. Mi ricordo la semifinale di ritorno contro la Lazio, 2-3 parate importanti le ha realizzate. Il prossimo anno forse farà il secondo e sarà il vice di Gregorio, però è un Perin che è sicuramente un ottimo portiere, su questo non c'è dubbio. È un onore davvero averlo come secondo. Vabbè, Pogba direi che non è valutabile, mettiamo anche Jalon nei non valutabili. Abbiamo la Tre Rabiot, stagione altalenante, prima parte di stagione da 6, seconda parte di stagione da 5. Secondo me da marzo in poi è calato, poi anche lui qualche problemino fisico, però è un Rabiot che negli ultimi mesi non ha dimostrato, sicuramente è
peggiorato rispetto alla scorsa stagione. Non è quel calciatore lì che ha centrato molto la porta, non ha tirato molto, non ha realizzato neanche tanti gol. Se non erro, ne ha realizzati 4 o 3, non mi ricordo perfettamente. Mi aspettavo di più da Rabiot, vedremo se verrà rinnovato il contratto o meno. Però se vuole essere un calciatore decisivo per la Juve, non può avere questo rendimento. Cioè, con questo rendimento Rabiot non merita assolutamente i soldi che in questo momento ha. Beato lui, 8 milioni all'anno. Detto ciò, Rugani, quando è stato chiamato in causa, ha sempre fatto molto bene. A me come difensore centrale piace, tra l'altro quando Rugani era in campo la Juventus era più sicura anche difensivamente. A me piace, è sempre stato criticato tanto Rugani, ingiustamente. Chiedete scusa. Quando è stato chiamato in causa ha fatto anche più del compitino. È sempre stato quel difensore lì, mai una sbavatura, mai niente. Poi Rugani negli anni ha sofferto un po', secondo me, della pressione, quel giocatore lì che secondo me fa fatica ancora a reggere delle partite in palcoscenici importanti, per esempio in Champions League Rugani la pressione la soffre, si vede, ma è un calciatore che quando viene chiamato in causa è uno dei migliori, è uno dei migliori. Non gli voglio assolutamente dare un 6, ma lo premio con un voto ben più alto che ora vi mostro, perché Rugani lo metto nei 7 e mezzo. Non gli do di più perché comunque non ha trovato molto spazio. Dušan Vlahović, alla faccia di tutti quelli che volevano Lukaku la scorsa stagione. Mamma mia, se ci ripenso ancora mi vengono i brividi. Vlahović è stagione molto positiva. Per il serbo stagione molto molto positiva. Non gli do 9 perché nella prima parte ha faticato un po', però nella seconda parte Vlahović ha trascinato la Juve. Senza Vlahović la Juventus non avrebbe mai avuto questi punti. La Juventus è stata trascinata da Vlahović, che secondo me è diventato anche un leader e al centro del progetto. È al centro del progetto. Thiago Motta lo vuole a tutti i costi, lo vuole trattenere a tutti i costi. L'anno prossimo potrebbe essere la consacrazione per Vlahović. La potrebbe essere la consacrazione, scusatemi. E io lo vado a mettere sinceramente al pari di Cambiaso e McKennie. Ripeto, non gli do il 9 o 8 e mezzo per la prima parte di stagione. Weah gli do 5, non mi è piaciuto. Poi questo era il primo anno di Weah, si doveva ambientare, doveva conoscere Torino, doveva conoscere la piazza, eccetera eccetera, però è un Weah che mi è apparso acerbo tecnicamente, non sincero, non l'ho neanche capito molto come giocatore. Non so se sia un ala d'attacco, un terzino. Per quel poco che ho visto, mi sembra più un giocatore che dovrebbe giocare basso piuttosto che alto, perché è un altro che si incespica un po' col pallone. Però negli ultimi metri, intendo. Però è un calciatore che sono sicuro che con Thiago Motta farà qualcosa in più. La prossima stagione sarà una stagione importante per lui. Vedremo se troverà spazio. Ma non credo Weah lascerà Torino. Sarebbe anche stupido vendere Weah dopo una stagione. Sarebbe anche un acquisto minimamente non progettuale. Kenan Yildiz, wow. Kenan Yildiz è il classico giocatore di cui ti innamori. Perché davvero quando tocca palla è una gioia per gli occhi, una gioia per gli occhi. Un calciatore che ha un ottimo dribbling, un ottimo strappo, una buona conclusione. Poi sicuramente non è un fenomeno perché deve essere più continuo, deve migliorare in certe partite. Ha steccato, ma Yildiz in certe partite è stato anche il migliore in campo. Quindi tecnicamente nulla da dire. Deve essere solo più continuo e deve continuare così, perché la stagione di Kenan Yildiz è stata molto positiva. Non è da 6, ma è da 7. È da 7. Non gli voglio dar di più perché poteva essere più continuo. Ultimo calciatore, poi abbiamo finito. Charlie Alcaraz non mi ha mai convinto, sinceramente. Non mi ha mai convinto. Allegri l'ho utilizzato poco. A sto punto chiedo come mai giunto lì l'ha acquistato. Allegri, secondo me, non l'ha neanche così tanto voluto come giocatore. Io gli do 5 e mezzo perché non ha dimostrato tanto. Tranne le prime 2-3 partite in cui non mi era dispiaciuto, però con i piedi, secondo me, dovrebbe migliorare. Probabilmente non verrà neanche rifatto un nuovo prestito. Secondo me Alcaraz tornerà al Southampton e non ci saranno nuovi prestiti. Quindi questa era un po' la tier list. Detto questo, fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra opinione. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao a tutti, buona serata.